sono degli strumenti molto difficili da suonare, non tanto perché siano strani, ma perché bisogna abituarsi a suonare a meno 12 gradi centigradi, con le dita che rischiano di ghiacciarsi tutto il tempo e le corde che continuano a calare. Gli strumenti di ghiaccio sono degli strumenti particolarissimi, sono degli strumenti incredibilmente fragili, perché mentre si costruiscono rischiano sempre di finire in 1000 pezzi, e degli strumenti molto forti, perché quando vengono suonati l'emozione che sente il pubblico è fortissima.